Ciao a tutti ragazzi, bentrovati dai Gamers Brothers, qui è Zambo con una nuova serie Bioshock. Direi che questo gioco non ha bisogno di essere presentato. È un gioco, dirò la verità, io sono abbastanza, come dire, profano, visto che ho iniziato da Bioshock Infinite ad appassionarmi a questo videogioco. Infatti Bioshock Infinite lo reputo uno dei miei giochi preferiti, direi, visto che ha tutto, ha azione, FPS, eccetera. E quindi volevo iniziare con voi Bioshock 1, visto che mi hanno detto che è molto più horror. Bene. Quando mamma e papà mi misero su un aereo per andare a trovare mio cugino in Inghilterra, mi dissero: figliolo, tu sei speciale, sei nato per fare grandi cose. Sapete una cosa? Avevano ragione. Allora, direi che, vabbè, eravamo su un aereo tipo e adesso si sta schiantando. Chiarissimo. Avevo già iniziato questo videogioco un po' di tempo fa perché avendo provato Bioshock Infinite non potevo non provare anche l'uno, solo che ero andato avanti davvero di pochissimo e ho pensato di ricominciarlo invece sul canale, così magari se vi piace mettete dei commenti sotto e fatemi sapere dove siamo. Che bello, in mezzo all'acqua stiamo morendo. Una scarpa, mangiala! Mangiala che sei affamato, la borsetta! Ciapa la borsa, ci sono i soldi! Ma che cos'era quello? Ok, dei pezzi, direi, di aereo in distruzione che appaiono a caos. Grande. Grande, ok. Siamo in game, ovviamente ho ridotto un pochino la qualità del video, ma direi che regge non bene, di porca boia. Non bene di più. Ah, eccolo, il nostro bellissimo obelisco, torre, faro, come vogliamo chiamarlo. Madonna, che figo che è sto gioco. Come vi ho detto, vedete, le texture sono un pochino sgranate, ma vabbè. Adesso questo non si vuole muovere. Capisco, è appena sfracellato dentro l'acqua, è l'unico sopravvissuto di questo aereo, ma posto, posto direi. Ok. Scale! Siamo salvi! Bello. God or kings, only man. No god or kings, ok. Né dei né re, solo uomini. Ok, bello. Che figata, ragazzi. Quasi quasi. Wow, ragazzi, sta andando a 60 fps secchi. Quasi quasi lo metto anche a risoluzione migliore. Ok, andiamo. Quindi siamo in questo elevatore, anzi in questo service radio. Ah, ok. 10 fathoms. Ma che cavolo vuol dire? Non si sa. Comunque stiamo andando dentro l'acqua a bestia. Madonna, che cazzo. Ah, giusto il video iniziale. Che bello. Fire at your fingertips. Che figo. Sono Andrew Ryan e Dimmi. sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? Ma come no? No, dice No, l'uomo di infatti. Washington. Ah. Appartiene ai poveri? No, dice l'uomo in Vaticano. Appartiene a Dio. Addio. No, dice l'uomo di Mosca. Ne ha Appartiene a tutti. tutti. Io Ma come? rifiuto queste risposte. Ale. Piuttosto scelgo qualcosa di diverso. Scelgo l'impossibile. Sceglie l'impossibile. Scelgo Rapture. Rapture. Credo Oh che un my artista god. non debba temere la censura, Ok. dove lo scienziato non sia limitato da ridicoli moralismi, dove il grande non venga confinato dal piccolo. E col sudore della vostra fronte, Rapture può diventare anche la vostra città. La nostra? Che cazzo ha detto? Bello. Ma chi sta facendo i lavori dentro? Va bene.
Una super balena! Fatemela cavalcare. Ma siamo nel bel mezzo dell'oceano Atlantico, come... Non ne ho idea. Meglio darsi una mossa e alla svelta. I ricombinanti stanno arrivando. Come fai a sapere che sta arrivando qualcuno? Di cosa stai parlando? Scherzi! Che c'è una batisfera in discesa significa che abbiamo compagnia. C'è una batisfera in discesa significa che abbiamo compagnia. Ok, ancora un minuto. Ok, ancora un minuto. Sì, ma calma. Si sta attivando ovunque. Muoviti! Cosa? Chi è quella persona? Prego, signora. Non volevo entrare abusivamente. Non mi faccia male. Ma di cosa sta parlando? Può tenersi. Di cosa sta parlando? Che cavolo ha? Lo sta ammazzando di brutto. Nelle palle fa male. Artistico però il gesto. No. Qualcuno di nuovo. Non mi ammazza. Non mi fa male. Oddio. Che cavolo sta facendo? Porca boia. Oh bel. Oh ma calma, oh ma... Vabbè, ho capito che hai le tue cose, ma... Un po' di rispetto... Stavo per uscire? Raccogli quella radio a onde corte, per cortesia. Non so come sia scappato a quell'incidente aereo, ma ho imparato a non discutere con la provvidenza. Mi chiamo Atlas e cercherò di salvarti la pelle. Ora, muoviamoci. Sì, ma che nome hai? Sì, ma bel c'è la tifa lì, cioè... Non ti lascerò nei guai. Bisogna tirarla fuori dal nascondiglio. Ma dovrai fidarti di me. Bene. Allora, si può già esplorare? C'è già qualcosa da raccogliere? In realtà io temo per il mio sederino. Un pochino. Però vi farò a pezzi. Cosa? Io non ho neanche armi. Oh bel. What the fuck? Cosa? No. Ah, che figo, c'è l'aeroplanino. Ciao aeroplanino. Trovo un piede di porco. Figo. Io. Ok, come ci si inchina con C, bravissimo. Oh fuck. Bene, adesso. Aia. Come cazzo si corre in sto gioco? Stai solo rendendo. Fuck. Fucking. Oh, bel. Maia, se l'ho preso in castagna. E non te la tiri. Sì, ma sei anche stronza. Io. Oh, adesso signori. The power in my hands. Vai, drogati. Drogati. No ragazzi, non fate queste robe. Ed è diventato Star Wars, signore e signori. Posto. Perché si doveva buttare giù, non si sa. Benissimo. Siamo ancora vivi? No, non è vero, finisce qua l'episodio. Ah. Questo piccolo pesciolino sembra letteralmente esploso. Chissà se c'è ancora dell'Adam nel suo corpo. Dell'Adam, ma no, io in realtà non mi chiamo, io non so neanche come il mio nome qual è. Però sentito, filiamo. No.
Fifone, sei un coniglio. Per questo pesciolino non vale la pena provocare un Big Daddy. Ma sono un essere umano. Big Daddy, ragazzi. Il tuo paparino metallico non ti salverà, pesciolino. Ti vedrò galleggiare nell'oceano. Ma quanto sei brutto. Ma perché vivi da quanto sei brutto? Ciao, bello. E quella che cos'è? Spara coriandoli, sì? Sì, spara coriandoli. Mr. Boia, è un angelo. Vedo la luce che esce dal suo stomaco. Aspetta un attimo, è ancora vivo. Va bene, so che presto anch'io sarò un angelo. Vedo la luce nel suo stomaco, ma... malata! E lo spara coriandoli, sì? No, Bene. Stai bene, ragazzo? Il primo plasmide è sempre una bella botta, ma non c'è niente come un pugno di fulmini, dico io. O no? Bene. Top. È la mia prima arma, direi, insieme al... What the hell? Cosa? Ah, sono chiuso qua dentro? Top. Bello, io non posso neanche camminare in maniera veloce. Ah, wow. L'unico modo per camminare in maniera decente è saltare. Yo, yo. Siamo nell'acquaparco, signore. I pesci. No, 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 di là no. No, di là no. Securis. Bell. Che cosa? Ricombinanti, vai col doppio attacco. Fulminali e poi colpisci. Ricorda, un bel 1-2. Quindi prima li colpisco e dopo li... Vuoi chiamare gli sbirri? Torna indietro. Fuck, fuck, no. Fucking hell. Stronz, basta. Come? Uasci. Posso controllare. Fucking hell. Te lo meriti tutta. Ma perché sto camminando solo? Non lo farò più. No. Ti prego. Ma come cazzo si corre? Con control. Io dovrei andarci anche là, no? Che bello. Oh, finalmente ho capito come si corre. Sono molto 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 più felice adesso. Questo che cos'è? Camera della vita. Ah, lì si rispawna quando si muore. Yo. Ne vuoi un po'? What the hell? Te lo meriti. Ok, andiamo. Che cazzo sono sti suoni? Beh, io entro qua dentro, va? Beh, veloce come... Ascolta. Come cosa? Dimmi, Atlas. Devo portarla via di qui, ma i ricombinanti ci hanno separato. Se riesci a raggiungerla al Neptune's Bounty, forse... Dico, forse... So che ti senti l'uomo più sfortunato del mondo in questo momento, ma sei la sola speranza che ho di rivedere mia moglie e mio figlio. Vai al Neptune's Bounty. Trova la mia famiglia, per favore. Neptune's Bounty. Oh, ragazzi, mi dispiace. Mi sa che devo cambiare i tasti perché non ce la faccio a correre con control. Quando sola ti lascio. Oh fuck! Devo ucciderla. Figa. Amici che si massacravano. Revolver. Neonati strangolati nella culla. L'intera città andò in malora. Bene. Oppa! Pensi che sia un idiota? Possiamo andare dove? È il mio Adam! Me lo sono
risolviamo con le buone o con le cattive? Non riesco a capire dove diavolo siano. Apri questa maledetta porta! Sono troppo ricombinata! Troppo ricombinata! Adesso nessuno mi vorrà! Sono troppo ricombinata, nessuno mi vorrà. Questo per l'ultimo avvertimento! De che? Uffa! Uffa! Madonna! Ok. Ok. C'è qualcosa? Big ma... un dollaro? Ah! Questo è l'ultimo avvertimento! Per cortesia, potresti abbassare quell'arma per un minuto? Credi che sia una bambina quella là sotto? Non farti fregare. No, no, faccio... sorellina. L'ho preso e trasformato una dolce ragazzina in un mostro. In un mostro? Qualunque cosa tu abbia imparato in superficie su ciò che è giusto e sbagliato, beh, non ha valore qua giù a Ranger. Le sorelline trasportano l'Adam, il materiale genetico che olia gli ingranaggi di Rapture. Tutti lo vogliono, tutti ne hanno bisogno. Tutti ne hanno bisogno? Ah. Oh, man. Adesso la massa. Di brutto. Oh, man. Oh, fuck. Oh, oh, quello è cattivo. Ok, quello è arrabbiato, tra l'altro. Quello è sia cattivo che arrabbiato. Beh, io... lo spara coriandoli. Lo spara coriandoli. Ok, no, no, no. What? What? Ma è lì fuori, tipo. Boh. Ciao. Una torta alla crema ho trovato. C'aveva in tasca la... oh, man! Oh, man! Ok, ok. No, 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 no. Very grave, very grave. Ma sono stronzo. Ciao. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Tu! Yo! Assassin's Creed mode attivata. Vabbè, ma... poi... poi... ah, forse se usavo l'elettroscarica lì arrostivo, tipo. $38! Che cazzo me ne faccio? Let's go. Chi c'è? Allora, la freccia mi dice di là. Oh, fuck! Allarme di sicurezza in corso. Scusa, non volevo. Oh cazzo. Ok. Grazie, grazie, grazie mille. Dove diavolo è l'altra? Ma non penso sia adesso il momento di fare i festini. Oh fuck, ma quanti sono? Arrostiti a bestia! Dimmi, Atlas. Allora, padiglione medico. What? Ma in che senso intrappolato? Dunque, dimmi, amico, quale delle agenzie ti ha mandato? Ma nessuno. Del ma che gruppo del... ma che sciacallo di... Rapture non è una nave affondata da saccheggiare.
Andrew Lyon non è un tipo eccentrico che si fa prendere a schiaffi dalle ingerenze. Ma chi ti ha detto niente? E con questo, addio. O da Svidania. Da Svidania? Oh fuck! Oh fuck! Dai, bel, apri, cazzarola, apri, bel, apri, apri, ignorante, apri, brutto deficiente, cazzo, usa. Ok ragazzi, direi di concludere qua questo primo episodio di Bioshock 1, e nel prossimo episodio faremo questo padiglione medico che si presume sia una roba molto, molto, molto brutta. Ciao ragazzi!